Quindi probabilmente questo è anche un modo per un po' Esorcizzare, no? esorcizzare, trovare anche un modo così creativo di pensare alla cosa, ecco. Sublimarla, ecco, insomma, Esatto, sublimare. Ma esatto, certo. esatto. Va bene. Dai, senti, allora io direi iniziamo, perché poi Sì. tanto qualcuno si aggiungerà dopo, intanto noi, ecco, Rebecca ci dice ciao, vedo. E Bene, niente, io vi allora così. saluto. Allora, ciao a tutti. Io niente, vado via fra poco, ma insomma, colto l'occasione di questi primi minuti per salutare Tommaso e per farvi una piccola introduzione. Allora, io e Tommaso ci conosciamo da un po' di anni, insomma, siamo amici, quindi ecco, tutto quello che dirò probabilmente sarà di parte. Ma quello che Meno male. assolutamente non è, diciamo così, soggetto a interessi di parte è la sua indiscussa fama come filologo. E quindi allora, Tommaso, come avete letto dalle, diciamo, nostre così, presentazioni, è appunto insegna filologia e letteratura greca all'Università di Siena, da poco relativamente. Poco più di un anno. Poco più di un anno, perché infatti Tommaso prima era a Torino, che è dove noi ci siamo conosciuti. E, perché allora abbiamo invitato Tommaso in questa nostra, diciamo, sessione, in questa nostra, abbiamo chiamata Non usciamo class, non scritto con il participio passato di Visto. sapere, che è un po', insomma, quelli che ci seguono lo sanno, però insomma lo ridiciamo. È un'iniziativa che ci siamo inventati con appunto questo gruppo di cui faccio parte anch'io, di Engaged Academics, del mio ormai purtroppo ex istituto universitario europeo di Fiesole. Rebecca e Mario sono gli altri coordinatori del gruppo. Mario non lo vedo, ma Rebecca è viva e lotta insieme a noi. E quindi, insomma, quest'idea delle lezioni su Instagram è una cosa che ci è venuta in mente. Appena iniziata la quarantena, nel momento di grande sfasamento e confusione generale, ci siamo detti come possiamo in qualche modo renderci utile in questa fase. Cerchiamo di condividere, insomma, quello che sappiamo, invitare altre persone che sanno cose in questa, diciamo, sede e provare a fare un po' di divulgazione, perché appunto la missione degli Engaged Academics è quella proprio di qualche modo unire un po' il ponte, no? Di unire un po' l'idea dell'accademia, che insomma si parla sempre addosso, Croccata. con invece un po' un'idea più partecipativa, no? Di chi lavora all'università nella società civile, quindi un'idea di, diciamo, di fondo di divulgazione, però fatta bene, dico sempre io. E quindi oggi abbiamo chiamato Tommaso Braccini, che come vi dicevo insegna a Siena filologia classica e che secondo me è, cioè, una delle persone che diciamo un po' ben rappresenta questo spirito che abbiamo noi, cioè di diciamo, conciliare l'assoluto rigore nella ricerca accademica con un aspetto anche un po', diciamo, non solo scanzonato, ecco, nel modo di porsi. Ma insieme anche a un interesse che non è solo appunto letterario filologico. Quando uno dice filologia si spaventa sempre, pensa che sia appunto quello che sta lì, fa le sue cose, le sue minuzie, no? A volte è così. Tommaso non è Microtestuali, così, ecco. esatto. Tommaso invece è appunto una di quelle persone che guarda i testi antichi con un occhio alla cultura, alla antropologia, agli aspetti antropologici che questi testi ci trasmettono. E quindi, insomma, lui si è occupato per tanti anni di questioni relative al folklore. Mi pare che tu abbia anche scritto un libro sui vampiri, scusa, Sì, vero? come Che no? si chiama? Mi Prima di ricordo Dracula. prima Sì. di. Ah, ci abbiamo anche la. No, no, ma per Fantastico. fare le letture, perché Bene, ci ho messo anche bene. segnalibri, perché ci sono alcune cose. Benissimo, benissimo. Che è edito per Il È Mulino? Il il Mulino. mulino. E quindi ecco, no, secondo me appunto, diciamo, sono contenta che hai accettato il nostro invito, perché secondo me sei appunto una persona, diciamo, adatta a cogliere lo spirito degli Engaged Academics. E niente, io appunto non parlo di più, ti lascio la parola, però ecco, no, ci tenevo a dire, insomma. Soprattutto, magari questo poi è una cosa che se vuoi puoi affrontare dopo, se hai tempo, voglia,
in un periodo in cui appunto le scienze umane, insomma, già in genere diciamo la domanda sull'importanza e l'utilità delle scienze umane è una domanda storica, no? Cioè chiunque se la faceva già dall'antichità. In questo periodo in cui appunto se non fai qualcosa che produce, diciamo, qualcosa di concreto, fai molta fatica a giustificare, no? La tua esistenza. Quindi se ci vuoi poi magari anche dire qualcosa su qual è secondo te la vocazione di questo tipo di studi in questo periodo storico particolare, potrebbe essere un bel così, contributo al dibattito. Niente, io allora non so, tu toglimi, non so come, forse mi chiudi tu. Ok. Ah, guarda, diciamo, hai trovato la... Sì, forse ho Hai trovato. Allora, trovato, vediamo. va bene. Sì, Allora. ti posso rimuovere e non ti offendere, però, No, perché no, ti no, rimuoverò. no, no, non mi. Perché ti rimuoverò. Allora, no, grazie Francesca, ti rimuovo, ti Ciao, rimuovo. ciao. Ciao, ciao. Ecco, ho rimosso Francesca, che ringrazio naturalmente, insomma, per la sua presentazione e ringrazio naturalmente Engaged Academics per l'invito. Sono appunto molto, molto felice di aver potuto cogliere quest'occasione. In genere, appunto, la figura del vampiro è una figura che interessa tutti, che tutti conosciamo, no? È anche fin troppo inflazionata tra film, romanzi e quant'altro. Però ecco, lo scarto interessante, quello che merita magari di essere approfondito, che così rapidamente, insomma, cercherò di fare in questa chiacchierata, è di capire quali sono le origini di questa figura. Perché quando noi diciamo la parola vampiro, ovviamente abbiamo già tutta una serie di stereotipi ed associazioni che scattano nella nostra mente. Quindi il vampiro, uno si immagina, a parte insomma le derive stile Twilight più recenti, però uno si immagina appunto una figura pallida, emaciata, però allo stesso tempo affascinante, aristocratica, magari ben vestita, anche se un po' antiquata, e che per l'appunto ha come vieta il sangue delle vittime malcapitate che tende a prosciugare. Però appunto il vampiro non è un'invenzione che parte dal nulla e che uno poi si ritrova nei film e nei romanzi, ma in realtà ha tutto un retroterra folclorico, quindi è una figura delle credenze popolari che ha anche una certa antichità e che poi appunto è approdata nella narrativa e poi nel cinema, nella fiction. E il vampiro, per così dire, non addomesticato, quello del folklore, è estremamente differente rispetto a quello che ci immaginiamo noi, perché un vampiro folclorico, soprattutto appunto delle zone dell'Europa orientale e soprattutto sud-orientale, che è un po' il bacino di cultura di questa credenza, un vampiro folclorico è in genere grasso, brutto, appunto con la faccia rossa e paonazza, vestito male e compie parecchie malefatte, questo è in dubbio, ma non succhia il sangue, alle vittime, questo praticamente mai. E oltretutto, ecco, una cosa curiosa è che noi, se diciamo vampiro, subito pensiamo alla Transilvania, e al Conte Dracula, come è ovvio, ma questo in realtà è frutto di un caso, proprio un puro caso, no? Perché allora Dracula è uscito nel 1800, il romanzo Dracula di Bram Stoker è uscito nel 1897, c'era stato tutto un lavoro di preparazione, prima anche abbastanza accurato, ma è stato appurato, che Bram Stoker, l'autore, in origine voleva ambientarlo da un'altra parte, quindi la sua idea non era la Transilvania, ma era la Stiria, che è una regione dell'Austria, e il protagonista si doveva chiamare Conte Vampir, con la V doppia. Poi cosa succede? Che Bram Stoker a un certo punto si imbatte in un libro di una signora scozzese che si chiamava Emily Gerard, e il libro si chiamava The Land Beyond the Forest, La Terra Oltre la Foresta, ovvero la Transilvania, la traduzione del termine Transilvania. Questa signora era andata sposa a un ufficiale di cavalleria austro-ungarico, all'epoca la Transilvania faceva parte dell'impero asburgico, lei aveva accompagnato il marito in una città che si chiamava all'epoca Kronstadt e ora Brasov, in Romania appunto, e lì aveva potuto conoscere le usanze della regione, le credenze, e quindi aveva scritto questo libro. Bram Stoker lo legge, lo trova, praticamente se ne innamora, e decide allora di cambiare tutta l'ambientazione del libro,
e la trasporta in Transilvania, e poi, approfondendo la storia della regione, si imbatte in questa figura di Vlad Dracul, appunto, che era un sovrano vissuto nel 400, che aveva combattuto contro i turchi, famoso per la crudeltà, e dunque elabora, a partire da questa suggestione storica, la figura del Conte Dracula. Ma, ripeto, tutto ciò è avvenuto proprio mentre il libro era già in fase di scrittura anche avanzata, e se non avesse trovato appunto quel libro di Emily Gerard, probabilmente appunto noi avremmo un romanzo ambientato in Austria e con un protagonista che si chiama, con poca fantasia, a dire la verità, Conte Vampir. E dunque, ripeto, anche la Transilvania come terra vampirica per antonomasia non ha un corrispettivo, ecco, nel folklore. Ci si crede a vampiri, ma non è sicuramente il posto né dove ci si crede di più, né dal quale la credenza si è propagata poi altrove. Ovviamente il romanzo di Bram Stoker da cosa nasce? Nasce proprio da un'ondata enorme di interesse per il vampirismo che inizia in Europa dal Settecento, soprattutto dal 1732, quando cominciano a circolare dei resoconti, appunto, relativi a fenomeni pretesi autentici di vampirismo che sarebbero avvenuti in Serbia, soprattutto, e a partire, ribadisco, da queste relazioni ufficiali o semiufficiali che arrivavano dalla Serbia, scoppia questa mania del vampiro che non ci ha abbandonato neppure oggi. E il nome stesso vampiro deriva da una parola serba, no? Quindi la parola vampiro deriva dal serbo. Prima si fa un gran parlare di questi vampiri appunto nel Settecento, in particolare dal 1732 in poi, come un fenomeno forse autentico. Quindi c'è una curiosità quasi morbosa per questi cadaveri che si rianimano, che escono dalle tombe, che fanno del male, che uccidono i vivi. E poi ovviamente si comincia a scrivere anche qualche opera narrativa, no? Sui vampiri. E però è molto curioso perché gli autori, i primi autori che cominciano appunto a trattare di vampirismo in narrazioni, romanzi e anche poesie, a parte sono quasi tutti autori di alto livello, ora un paio, due o tre li menzioneremo, ma poi hanno un'idea ben precisa di dove ambientare le loro storie. E questo già ci dà così, un indizio su quale potrebbe essere il percorso della nostra ricerca, perché appunto un episodio di vampirismo, per esempio, compare nel Giaour di Byron, di Lord Byron, che esce nel 1813, e allo stesso modo il vampiro è il protagonista di un romanzo omonimo di Polidori, che era stato appunto il segretario di Byron. Ecco, entrambe queste rivisitazioni, come dire, di questa credenza, una 1813, l'altra 1819, hanno appunto una localizzazione ben precisa di questi vampiri che ricorrono nella storia ed è la Grecia. E Byron, tra l'altro, sappiamo che la Grecia la conosceva benissimo, insomma, era un filelleno, poi alla fine ci sarebbe anche morto. E qualche anno prima, nel 1797, sarà addirittura Goethe che scrive una ballata che è La sposa di Corinto, si chiama, dove lui rielabora una storia dell'antichità, di una morta che torna, ma la fa diventare appunto una morta, una vampira che torna dall'oltretomba per dissanguare il proprio fidanzato, e anche questa ballata, La sposa di Corinto, come dice già il nome, è ambientata per l'appunto in Grecia. Quindi questi autori, appunto nel caso di Byron e di Goethe, anche molto importanti, che sono tra i primi a creare appunto narrazioni sui vampiri, ambientano la storia in Grecia. Come mai questo? Come mai, per esempio, non in Serbia, visto che abbiamo appena detto che poi la credenza acquisisce una grandissima notorietà appunto a partire da questo paese? Perché ci si ricorda ancora, si sapeva, e poi ripeto, soprattutto Byron conosceva bene la Grecia, ci si ricordava, ma comunque insomma presso le persone di cultura si sapeva ancora che in realtà qualche prima testimonianza di credenze simili, quindi di morti che uscivano da sepolcri e compivano malefatti e andavano tolti di mezzo, veniva proprio dalla Grecia. Dalla Grecia è caduta da poco, insomma, sotto l'impero ottomano, no? Quindi dalla Grecia, diciamo, post-bizantina. E si potrebbe citare anche tutta una serie di testimonianze abbastanza curiose. Per esempio, una delle prime che arriva in Occidente,
risale all'incirca al 1582 e uno studioso tedesco che si occupava di Grecia, di greco soprattutto, di Grecia moderna, che si chiamava Martin Crusius, scrive a un certo punto di come i suoi corrispondenti con cui era in contatto e che vivevano a Costantinopoli gli scrivono che qualche anno prima i turchi a Costantinopoli avevano bruciato un greco deceduto 2 anni prima, poiché si era diffusa la credenza che di notte uscisse dal sepolcro e uccidesse le persone. Altri invece affermano che la vera causa fu che la visione del suo spettro aveva fatto morire più di 15 uomini. Quando lo tirarono fuori dal sepolcro, questo preteso vampiro aveva perduto la carne, ma la pelle aderente alle ossa era integra. E questo, ripeto, questa è una lettera che arriva a Crusius e che poi lui stamperà, e siamo appunto negli ultimi decenni del Cinquecento. E quindi si viene a sapere che appunto si crede in cadaveri e si rianimano e vengono eliminati. E questa, ripeto, è una testimonianza, una delle prime. Soprattutto poi il fatto che in Grecia, nei territori abitati dai greci, vi fossero di questi timori, viene comunicato qualche decennio dopo da un altro personaggio importante che si chiama Leone Allacci. E Leone Allacci magari non ci può dire molto, ma in realtà era un oriundo dell'isola di Chio, quindi era originario della Grecia, aveva studiato a Roma e poi si era trattenuto a Roma e era diventato bibliotecario della Biblioteca Vaticana. Importante, tra l'altro, per tutta una serie di cose che ha fatto. Però a un certo punto ha l'idea di scrivere un piccolo trattatello in latino che è intitolato Sulle superstizioni di alcuni greci di oggi, e quindi è un trattato, diciamo, proto-antropologico, proto-etnografico, ecco, diremmo noi, e all'interno di questo piccolo opuscolo, dove racconta appunto le credenze dei suoi compatrioti, nelle Nereidi, che sono una specie di ninfe, nelle streghe, in vari tipi di demoni, si dilunga moltissimo, moltissimo su questi cadaveri che si rianimano e dà anche il loro nome. Lui li chiama Burculache. Burculache, nome apparentemente strano, ma poi ci torneremo, e racconta di tutto quello che facevano. E lui parla a prima persona, tratta dell'isola di Chio, no? Della sua patria, e dice che nulla può essere immaginato di più terribile o pernicioso nei confronti del genere umano del Burculaca, o Burculaca. Si tratta del cadavere di un uomo malvagissimo, un criminale, spesso anche scomunicato dall'autorità ecclesiastica. Tale cadavere non si dissolve e torna in polvere come gli altri corpi dei defunti, ma come se fosse fatto della pelle più solida, si gonfia e si dilata in ogni sua parte, al punto che è difficile piegarne le membra. E la pelle, tesa come un tamburo, si viene colpita, risuona proprio come uno strumento a percussione. E perciò è detto anche questo cadavere timpanaios, da timpano, che è appunto un vampiro. Un demone entra nel corpo così deformato e causa disgrazia ai miseri mortali. Quindi sarebbe il diavolo a rianimare il cadavere e lo fa girare per la città, per altri luoghi abitati, soprattutto di notte, soprattutto, ma non solo. E lì si reca a una casa di suo gradimento e, bussando alla porta, chiama a gran voce uno degli abitanti. Ma se quello risponde, per lui è finita. Muore infatti il giorno successivo. Se non risponde, è salvo. Perciò nell'isola di Chio tutti gli abitanti, se vengono chiamati di notte da qualcuno, non rispondono mai la prima volta, giacché se c'è anche una seconda chiamata, vuol dire che chi li vuole non è il Burculaca, cioè il vampiro, ma un altro. E quindi cosa succede? Che alla fine, quando la popolazione si convince di essere molestata, spaventata, terrorizzata da uno di questi cadaveri rianimati, dal diavolo magari, vanno a cercare le tombe, aprono le tombe di chi è stato sepolto di recente, e prima o poi scoprono un cadavere non ancora corrotto e gonfio, e dopo averlo tirato fuori dalla tomba, mentre i sacerdoti recitano le preghiere, lo gettano in un rogo ardente. Ed ecco qua appunto la modalità che viene descritta da questo personaggio, un bibliotecario della Vaticana, però è nato in Grecia, quindi è in grado di documentare bene questo tipo di credenze. Qui, già da questa narrazione, che ribadisco, poi insomma aveva circolato anche Occidente, pur non suscitando tutto lo scalpore che poi avrebbero causato questi resoconti che venivano dalla Serbia, già da questa narrazione si vedono alcuni tratti di questo proto-vampiro del folklore, che è molto differente poi da quello della fiction, no? Per esempio, qui com'è che uccide le persone? Bussando e chiamandole, e poi non fa nient'altro. Però evidentemente è una sorta di messaggero di morte, no? Che appunto convoca, e chi ingenuamente si fa vivo, si fa sentire, si trova a morire.
Altrove si dice che il Vurculakis o Vricolakis, sono tutti sinonimi per indicare il vampiro greco moderno, possono soffocare le persone, possono farle morire di spavento, soprattutto attaccano le malattie. Questa è la cosa che viene detta più spesso e che vedremo anche. Però quello che manca è l'ematofagia, cioè il succhiare il sangue, perché nelle testimonianze folcloriche non c'è quasi mai. E poi l'altra cosa curiosa, l'altra cosa notevole, è che dice che spesso il cadavere che diventa un vampiro è di uno scomunicato. E questa è un po' la chiave che spiega come mai appunto questo tipo di credenza avrà tantissima diffusione nella Grecia post-bizantina e arrivando praticamente fino ai nostri giorni, perché la scomunica, al tempo della dominazione turca, diventa in buona sostanza l'unico mezzo che aveva la Chiesa ortodossa per garantire la propria autorità. La Chiesa ortodossa si trova affidata dalle autorità turche la responsabilità di governare i greci e di regolare tutti gli affari tra greci ortodossi, compresi anche processi civili per furti, eccetera, purché tra greci, e solo che non ha un braccio secolare, non ha una polizia, e dunque l'unica sua come dire, possibilità di garantire la proprio potere, le proprie decisioni, era di comminare la scomunica. Scomuniche potevano essere anche late sentenze, ovvero in bianco, ovvero chiunque abbia rubato l'asino della tal persona sia scomunicato. Scomuniche che erano accompagnate dalla credenza per cui il cadavere di uno scomunicato non si decomponeva mai, perché la sua anima rimaneva prigioniera all'interno del corpo. L'unico modo era far ritirare la scomunica dalle autorità ecclesiastiche dietro un esborso di offerte molto significative. E per questo la Chiesa ortodossa insisterà tantissimo sul potere della scomunica e sul fatto che gli scomunicati, noti o non noti, rimanevano incorrotti a testimonianza del fatto che la loro anima non riusciva a svincolarsi dal corpo, rimaneva lì dentro come in un carcere, e quindi anche il corpo, contenendo l'anima, non si dissolveva e rimaneva abbastanza integro. Questa, ripeto, è uno dei motivi appunto che porta la Grecia a diventare particolarmente attenta, in maniera spasmodica, quasi morbosa, alla presenza di questi presunti vampiri, ovvero cadaveri, il cui corpo non risultava decomporsi e che, ripeto, alla fine spesso si finiva per bruciare per paura. Questo è proprio il meccanismo che si verifica. Parlano di questi vampiri anche dei missionari. Ci sono dei missionari nel 600 che vengono inviati nelle isole dell'Egeo e raccontano, poi scrivono relazioni, scrivono ricordi, raccontano di questa incredibile paura che si trovano appunto a conoscere, no? Per esempio, qual era il luogo di tutta la Grecia più infestato da vampiri? Era l'isola di Santorini, no? Che noi la conosciamo per i paesaggi bellissimi, per il fatto che in origine era un enorme vulcano, poi esploso, eccetera, eccetera. E per i greci, appunto, in età moderna, era l'isola dei vampiri. C'era anche un proverbio: portare vampiri a Santorini, che è appunto come dire portare vasi a Samo, no? Cioè portare un qualcosa in un posto dove ce n'è anche troppa. Perché? Perché a Santorini c'era un terreno vulcanico, per l'appunto, molto particolare, che sembra che ritardasse la decomposizione dei cadaveri, e quindi si trovavano continuamente questi corpi inquietanti, non decomposti, che venivano identificati con scomunicati, che si pensava appunto potessero essere rianimati dal diavolo e girare a fare varie malefatte. E quindi, appunto, soprattutto un gesuita che si chiama François Richard, che pubblica un libro di memorie nel 1657, racconta di tutte delle paure che avevano gli abitanti dell'isola, e lui crede in effetti che stia succedendo qualcosa e che siano cadaveri, anche in questo caso, rianimati dal diavolo. C'è anche un altro missionario, sono gesuiti quasi tutti, un francese che si chiama Solger, il quale anche lui scrive delle sue esperienze nelle isole dell'Egeo. E racconta di come gli abitanti appunto temessero questi vampiri e li vedessero spostarsi incessantemente e tornare nelle case, nei campi dove stavano quando erano vivi. E 1 o 2 giorni dopo la loro sepoltura ci si stupisce vedendoli ricomparire nudi e pallidi in volto. Camminano velocemente ma con passo malfermo, a scatti, come persone costrette in qualche modo a camminare controvoglia.
L'opinione prevalente presso i greci è che questi siano corpi posseduti da un demone, e questo lo scrive nel 1699. Sembra parlare di zombie, quasi, questo movimento a scatti e quant'altro, chissà cosa avevano visto, ecco, insomma, sinceramente, però anche lui riferisce di questa vicenda. Voi mi potrete dire che io per ora vi ho citato tutte testimonianze esterne, no? Quindi il missionario, il greco che però è andato via giovanissimo dalla patria, vive a Roma da tantissimo tempo, e quant'altro. In realtà ci abbiamo anche testimonianze provenienti proprio dall'interno del mondo greco, quelle che antropologicamente si chiamerebbero emiche, no? Quindi dall'interno della cultura che stiamo studiando. E sono ancora più impressionanti. Per esempio, ce n'è solo una, ora il tempo è poco, ma insomma, leggiamo qualche riga di una che è la più, assolutamente la più vivida, la più impressionante, che è contenuta in un manoscritto in un monastero del Monte Athos, il monastero di Viron. Questo manoscritto è l'unico a trasmettere una piccola relazione scritta da un personaggio ignoto, un monaco che si chiama Marco di Serre, probabilmente un monaco che vive nel 500, ma c'è anche chi ha pensato che potesse essere datato nel 400, un'epoca bizantina ancora. E questo Marco di Serre intitola il suo trattatello appunto sui vampiri, no? Peri Vulcolacon in greco. E lui dice appunto che in occasione di pestilenze vengono scavate le tombe di coloro che sono morti da meno di 100 giorni e gli scavatori trovano alcuni corpi dissolti e alcuni altri invece ingrossati, con i capelli e i peli della barba più lunghi di quanto li avevano al momento della morte e più spessi di prima e spesso scompigliati. E se uno è stato sepolto rasato a zero, i capelli si allungano più di quattro dita. I loro volti sono paonazzi, hanno gli occhi rossi, anche le unghie sono più spesse e lunghe. E i loro corpi non vengono trovati nella posizione in cui erano sepolti, ma alcuni sono seduti, altri rovesciati, altri con la testa dritta, hanno il ventre gonfio come un tamburo. E alcuni affermano di vederli nel sonno, questi vulcolacoi che dicono: divoreremo te o il calastro. E la morte segue infallibilmente il sogno. E dopo averli esumati dalle tombe, ne trafiggono il ventre con una spada o con un palo di legno, e dalle loro viscere esce tanto sangue melmoso che potrebbe bastare a riempire un otre e anche più. Alcuni strappano loro il cuore e il fegato e li bruciano e ne fanno a pezzi i corpi, spesso per dare le fiamme anche quelli. In qualche caso sappiamo che la pestilenza cessa, ma in altri casi non è cessata. Questa è la testimonianza, ripeto, probabilmente più bella, più vivida che abbiamo e si nota, si segnala proprio per la descrizione precisissima dei tratti di questi cadaveri vampirici, no? Ingrossati, pieni di sangue, con le unghie più lunghe, i denti più lunghi, i capelli più lunghi, gli occhi rossi. Spostate nella tomba, tutte cose che quando venivano viste da chi apriva queste tombe suscitavano orrore perché sembravano la prova che il morto non fosse morto, ma fosse in realtà ancora vivo, ben vivo, e che dunque fosse una mostruosità che andava eliminata. In realtà, come è stato rivelato poi da tutta una serie di studi anche recenti, tutte queste pretese caratteristiche naturali sono possibilità che ricorrono nella fisiologia della decomposizione, quindi il cadavere può ingrossare, può assumere un colorito più rosso di quando era in vita, c'è un'apparente crescita di capelli, eccetera, anche se è dovuta alla disidratazione più che a una crescita vera, disidratazione della pelle e dei tessuti. Il cadavere può essere pieno di sangue, effettivamente tutto questo è vero, ma era tutto frainteso e, ripeto, sembrava un segnale orripilante, inquietante, che il cadavere in realtà fosse non morto e avesse la brutta tendenza a essere rianimato dal diavolo. Quello che conta qua è anche come dire, la molla che spinge la popolazione spaventatissima a cercare vampiri è la pestilenza. Quando ci sono, per l'appunto, pestilenze, cosa succede? Si pensa che ci sia un morto, che sta attirando i vivi nel sepolcro, che li sta uccidendo, ripeto, senza succhiare il sangue, questo non importa, diffondendo malattie o girando magari la notte, come una sorta di untore per far morire la gente. Questa è proprio la modalità classica del vampirismo come è stata ricostruita dagli antropologi moderni, no? C'è una crisi in una società e la crisi spesso è proprio l'epidemia e la pestilenza. Si cerca un capro espiatorio che viene individuato in questi cadaveri apparentemente anomali, appunto perché erano cadaveri di persone malvagie, discomunicati, che non si decomponevano, e alla fine, per risolvere la crisi, si elimina il cadavere, ovvero lo si impala, lo si fa a pezzi, lo si brucia. Questo è proprio il tipico meccanismo vampirico, che c'è in tante culture sparse per il mondo, ma che soprattutto, ripeto, avrà un grande corso in Grecia, nei Balcani, e
e nell'Europa orientale, anche appunto per la diffusione di una pratica in Grecia e nei Balcani che era quella della cosiddetta sepoltura secondaria e che è ancora diffusa in tante zone, ovvero quella per cui un cadavere viene seppellito in un camposanto, si lascia lì un anno in genere e poi i parenti tornano a esumarlo per prendere le ossa e riporle in una piccola cassetta che poi verrà collocata in un ambiente a parte. Anche questo comportava che tante volte si trovassero persone che non erano decomposte e che ipso facto, per questo stesso motivo, allora erano accusate di essere peccatori, scomunicati quando erano in vita, anche se magari nessuno lo sapeva, ma erano queste scomuniche, late sentenze in bianco, e passibili di diventare vampiri, no? E quindi, ripeto, era una psicosi autoalimentata che non finiva più. Certo è, ripeto, colpisce il nome che hanno questi esseri in Grecia, no? Quindi Vricolakes, Vulcolakes, Burculache, eccetera. Da dove deriva questo strano nome? Non dal greco antico, in realtà, ma da una parola slava. Da un termine slavo che vuol dire lupo mannaro. Direte, ma che vuol dire questa cosa? Perché? Beh, perché spesso e volentieri, diciamo, le figure del folklore, le figure della paura tendono a sovrapporsi, cioè siamo noi che siamo molto fissati con la tassonomia precisa, ma nel folklore in realtà di sovrapposizioni e di scambi ce ne sono tanti, e c'erano varie credenze per cui il vampiro, per uscire dalla tomba si trasformava in un lupo, no? Questo c'è anche in Dracula di Bram Stoker, i lupi legati a Dracula, Dracula che si può trasformare in un lupo. Quindi, ripeto, quest'idea qui aveva fatto nascere, come dire, questa sorta di cortocircuito per cui questo termine slavo per indicare il lupo mannaro in Grecia e anche in Serbia succede, però viene adottato per indicare il vampiro. Ma il fatto che però la parola greca per indicare il cadavere rianimato sia di origine slava ci dà un po' un indizio anche per capire da dove arriva questo tipo di paura che non c'è nell'antichità in realtà. Nell'antichità ci sono spettri, fantasmi, tutto quello che volete, ma il cadavere rianimato da eliminare perché sennò annienta una comunità non c'è, ci fa capire che arriva appunto con gli slavi, arriva nell'alto Medioevo e poi insomma si diffonde sempre di più e esplode alla fine dell'impero bizantino e poi soprattutto nel periodo successivo. C'è proprio questa esplosione. Perché si origina una paura di questo tipo? Si dice, vari studiosi sostengono, che nasce quando gli slavi sono cristianizzati. Prima avevano l'abitudine di bruciare i cadaveri, poi sappiamo appunto che la Chiesa ortodossa non gradiva molto questa modalità di, appunto, di gestione del defunto, quindi si convertono alla inumazione e tuttavia il fatto appunto di non essere abituati a defunti inumati fa sì che poi si possano imbattere appunto in cadaveri apparentemente anomali e apparentemente molto poco morti e questo secondo alcuni avrebbe o suscitato o perlomeno accresciuto questa psicosi del vampiro. Ecco, questo per dire, proprio per sommi capi, andando molto velocemente, è quella che si potrebbe chiamare per l'appunto la storia antica del vampiro, l'archeologia del vampiro. Poi, ripeto, cosa succede? Queste sono tutte testimonianze che in tanti casi erano arrivate in Occidente, ma appunto quello che farà scalpore sarà nel 1732 questa relazione scritta da un medico austriaco in Serbia, certo Flückiger, che appunto dirà di aver visto questi cadaveri rianimati, di essere convinto che fossero veramente cadaveri vitali per una certa misura. E perché questa si diffonde? Perché alla fine viene ripresa dalle gazzette, dai giornali, dalle proto-riviste, diciamo così, che c'erano all'epoca, viene tradotta in tutte le lingue europee, in francese soprattutto, e è il giornalismo che fa la differenza. Prima la relazione del missionario, magari la persona di cultura la conosce, il libro di viaggi, il letterato lo conosce, ma ripeto, nel Settecento ci sono questi primi fogli che girano questi primi giornali e questo, ribadisco, fa totalmente la differenza. E quindi il vampiro per noi è il vampiro serbo, ma perché? Perché appunto c'è stata tutta una stampa all'epoca che ha diffuso questo concetto. Ma ribadisco ancora, qualcuno si ricordava. Chi ci credeva, e comunque c'è chi ci crede ancora, l'ultima epidemia di vampirismo in Serbia è del 2009, è un villaggio dove si era convinti di essere invasi da vampiri,
Gornji e Stupani si chiamava questo villaggio. Però abbiamo visto come la molla, no, che fa scattare queste paure, sono paure spaventose. La gente, le cronache ci dicono che sono terrorizzati, dormono tutti insieme in piazza nel villaggio perché non vogliono stare nelle proprie case, hanno paura che entri il vampiro. E queste paure, per esempio, sono scatenate da un'epidemia nella quale si cerca un capro espiatorio e che in questi casi è un cadavere, no? Un cadavere di un peccatore. E pensate anche alla famiglia, no, di questo presunto vampiro, come poteva essere contenta di una cosa del genere. Insomma, una cosa che chiaramente era una vergogna incredibile. Ecco, questo magari, no? Tante volte le humanities ci possono far. Ci possono far capire questo, che ci sono veramente dei ricorsi storici e che spesso davvero anche in occasione di crisi, anche in occasione di epidemie, si cerca una spiegazione che magari non è scientifica o si cerca un capro espiatorio che non sempre è un morto, che essendo morto, diciamo, non, al massimo può essere bruciato, ma insomma non può subire ulteriori danni. A volte invece, purtroppo, ahimè, si individuano dei vivi o delle entità comunque ben attive e qui allora i danni possono essere molto maggiori. Allora, per dire, tante volte appunto analizzando anche le figure della paura che incarnano le nostre paure, si riesce anche a capire meglio tanti meccanismi mentali. E magari, ecco, conoscendoli meglio, si possono forse provare anche a contenere e a evitare che spesso prendano delle strade che poi appunto possono portare a situazioni gravi, spiacevoli, insomma, brutte. Quando si cerca un capro espiatorio, ahimè, insomma, spesso si sa che va a finire male, appunto perché non sempre si tratta di un morto, come nel caso dei vampiri. Allora, io direi di aver parlato abbastanza, mi sarei dilungato ancora di più, ma insomma sono stato informato che il mezzo diretta Instagram ha un timer incorporato spietato. Eventualmente, se avete qualche domanda, io sono ben lieto, di, se posso, insomma, ovviamente di rispondere. Magari suggerirei in chat che sto vedendo. In pratica, se qualcuno ha una curiosità, ripeto, credo che purtroppo non durerà infinitamente il collegamento, ma per quello che posso, sarei appunto ben lieto, di rispondere. Posso anche dire, nel frattempo, magari che così attendiamo, prego, che le mie ricerche sul vampiro, il vampiro a Bisanzio e quant'altro nascono da un corso tenuto a Siena una decina d'anni fa, un corso di civiltà bizantina. No, allora, per quanto riguarda gli scomunicati, nel diritto canonico, il diritto canonico ortodosso è contenuto in quelli che si chiamano nomocanoni, no? Sono trattati di diritto canonico scritti da vari autori. Lì c'è tutta una casistica precisissima sugli scomunicati. Sì, gli scomunicati sono infetti, ma sono infetti nel senso che però appunto in questi nomocanoni c'è una casistica precisissima riguardo agli scomunicati, ma nell'ottica che vada tolta la scomunica. Quindi diciamo l'obiettivo nemmeno troppo nascosto è che poi i parenti, insomma, chi per loro, cioè, debbano pagare, insomma, cioè pagare, fare sostanziose offerte e c'è il rituale per togliere la scomunica ai morti. Quindi lì, come dire, l'attenzione è più che altro su quello e c'è una tassonomia dell'apparenza di questi cadaveri incorrotti, no? Quindi il cadavere giallo è stato, che appare giallo è stato scomunicato dal vescovo, quello che appare nero è stato scomunicato dal prete, quello che appare bianco ha commesso questo tipo di peccato. E quant'altro. Per quanto mi riguarda, ripeto, sepolture fuori da mura, fuori da città, io non credo di averle trovate, ma anche perché poi, ripeto, soprattutto c'era questa paura, cioè, di scomunicati ignoti, no? E quindi da questo punto di vista era difficile gestirli, ecco, in pratica. Allora, il vampiro viene di solito associato al pipistrello, ma allora il pipistrello è un animale, no, considerato generalmente demoniaco. Allora, se uno va a prendere, che ne so, le vite dei santi, dei padri del deserto, no, di Sant'Antonio Abate, naturalmente, che sono tutte vite tardo antiche, spesso queste dei padri del deserto, che erano dei monaci che magari andavano in Egitto, nelle tombe, nelle grotte, eccetera, no, c'è sempre questa descrizione dei pipistrelli come esseri satanici. Incarnazioni del diavolo, spessissimo e volentieri. Il pipistrello è usato nei riti magici. Allora, nel folklore in realtà non compare tantissimo,
anzi oserei dire molto poco, sono altri gli animali, no? Il gatto, il cane, il lupo, la farfalla, la falena, ecco, scusate, la falena soprattutto associata al vampiro, più che il pipistrello per farlo svolazzare la notte e girovagare. Questa qui, ripeto, l'associazione poi con il pipistrello è successiva e c'è un intreccio appunto con queste credenze sul pipistrello animale notturno e diabolico. Poi furono scoperti appunto i pipistrelli vampiro nel Sud America, che furono battezzati vampiro per questo motivo, e il fatto che esistessero alcune specie di pipistrello che succhiavano il sangue non ha fatto che rafforzare questo tipo di associazione. Però nel folklore sono altri gli animali. E il vampiro della fiction, che ripeto, viene associato più strettamente al diavolo e viene collegato ai pipistrelli. Testimonianze del folklore veramente molto, molto, molto poco, quasi, quasi per nulla. Tranne poi magari che quelle raccolte adesso, qualche decennio fa, dove la gente conosce il vampiro occidentale in Grecia e in altri paesi, allora lo associa al vampiro, associa al pipistrello al vampiro. Però ribadisco, nel folklore non c'è questo. Questo no. Ma anche il fatto, per dire, del succhiare sangue non c'è nelle credenze popolari, perché c'è un'altra entità che succhia il sangue e che è la strega. In Grecia e nei Balcani, eccetera, è la strega in origine che succhia il sangue. Poi dopo questo è un tratto che viene prestato al vampiro, ma in origine non è così. E peraltro il fatto che le streghe succhiassero il sangue e facessero deperire le persone si diceva anche in Italia, anche se ora non ci si ricorda. Per esempio, qua in Toscana si dice di una persona emaciata che sembra risciucciata dalle streghe. Questo perché in origine appunto si pensava che le streghe succhiassero il sangue e la gente diventasse sempre più appunto pallida, magra, emaciata e poi magari morisse anche. Quindi era un'altra figura, poi ripeto, alla fine è stato il vampiro, si dice a causa della diffusione della tubercolosi. La tubercolosi si diffonde appunto tantissimo anche nei Balcani nel Settecento, quindi ci sono intere famiglie che muoiono, diventano sempre più emaciate, eccetera, eccetera, e guarda caso ne muore uno che è il primo, poi dopo muoiono tutti i familiari, allora si pensa che il primo morto sia diventato un vampiro e stia risucchiando il sangue e stia facendo diventare emaciati gli altri. Pare appunto che questo collegamento possa essere legato alla diffusione poi della tubercolosi, insomma, che si fa sempre più massiccia da questo punto di vista. E ci sono casi, ecco qua. Allora, perché quasi casualmente ero arrivata a sapere che appunto le prime attestazioni c'erano nel mondo bizantino. Io sì, sono un segno di filologia classica, ma mi occupo anche appunto di Bisanzio, di letteratura bizantina, e quindi quando mi fu offerto una decina di anni fa di tenere un corso di civiltà bizantina a Siena, che quell'anno appunto era scoperto, e magari l'idea era quella di incentivare un po' la partecipazione, no, degli studenti a questa materia, che apparentemente poteva sembrare così, magari un po' lontana, un po' astrusa. Allora dissi: ma proviamo, feci una scommessa, dissi: ok, dai, provo a prendere queste testimonianze che non erano mai state quasi mai state tradotte in italiano, molto rare. Poi all'epoca, insomma, su internet si trovava anche meno, di libri seicenteschi, cinquecenteschi o cose greche. Feci questa scommessa e quindi feci tutto un corso, no, traducendo brani, e fu un grandissimo successo, devo dire, no? E proprio, insomma, dal corso, che già aveva richiesto, insomma, un bagaglio di studio notevole, poi ho approfondito e continuo ancora oggi, perché poi appunto in realtà qualche cosa di nuovo ogni tanto salta sempre fuori, quindi insomma il quadro, il ritratto diventa sempre più definito, no? Di questi proto-vampiri o vampiri appunto greci e bizantini, che poi diciamo approdano in maniera molto marginale, però succede anche in Italia con l'arrivo per l'appunto in Italia tra 400 e 500 di albanesi e greci, no? Che scappano dai propri paesi a causa dell'invasione turca e in qualche caso si stanziano appunto in Calabria, no? Come è noto, Puglia e quant'altro, e in qualche caso è noto che si erano portati dietro queste credenze, questi morti ritornavano e suscitarono lo scandalo, lo sconvolgimento delle autorità cattoliche, delle diocesi nelle quali vivevano. Insomma, si sa, ci furono denunce all'Inquisizione perché non si capiva cosa stessero combinando questi con questi cadaveri.
ma si erano portati dietro le loro credenze, quindi in caso di epidemie, anche lì, o di morie, si andava a cercare il morto che si pensava avesse causato tutto. Quindi molto marginalmente, poi sono cose che si estinguono presto, però ripeto, però anche in Italia, c'è questa, c'è anche questo elemento. Allora, vedo che Instagram ci concede forse ancora qualche minuto in più. Ovviamente al vampiro si credeva anche in tutta la Dalmazia, che all'epoca, appunto, 600-700, era una terra di confine, no? Fra il mondo slavo e quello di cultura italiana, e lì è molto buffo perché il vampiro viene chiamato in Dalmazia, intendo, o con nomi slavi o con parole italiane che però non sono state riadattate. Orco, per esempio, no? Vampiro viene in Dalmazia anche in alcuni processi che vengono fatti contro queste persone che hanno bruciato dei cadaveri. Il vampiro loro lo chiamano orco perché evidentemente, appunto, no? È una credenza che arriva, si associa a una figura considerata vagamente simile, succede questo. Ok, va bene, ci abbiamo forse quasi 5 minuti. No, ma io ringrazio voi, assolutamente. Ripeto, se c'è qualche altra domanda sono ben lieto, se no, per l'appunto vi ringrazio. Naturalmente mi potete contattare se avete qualche velleità di ulteriore approfondimento. Se volete scoprire, non lo so, come eliminare un vampiro, ecco, insomma, magari avete paura, giustamente, no? Come posso fare a eliminarlo? Allora vi dico questo, che nella tomba ci si trovano una sola volta a settimana, perché le altre notti vanno a fare malefatte e bisogna andare il sabato notte. Il sabato notte i vampiri non escono, non vanno a fare la movida, ma rimangono nel loro tomba. C'è anche una spiegazione per questo, appunto il giorno impuro degli ebrei, e quindi rimangono lì in quanto cadaveri impuri per tanti versi. Allora, grazie a voi, benissimo, ringrazio tutti, grazie ancora a Francesca, grazie a Engaged Academics, grazie a chi mi ha seguito e a questo punto, insomma, vi saluto e poi chissà, insomma, magari ci sarà modo di rivedersi. Grazie ancora. E arrivederci a tutti.